Vigilerà su una efficace applicazione di questo accordo, come degli altri del resto, ma con una particolare attenzione vista l'importanza dell'interlocutore cinese. Grazie. Grazie a lei. È scritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Palese. Ne ha facoltà. Sì, grazie Presidente, per annunciare il voto favorevole del gruppo di Forza Italia a questo disegno di legge, a questo trattato, cioè abbastanza importante, contrassegnato con Camera dei Deputati numero 2620. Grazie. Grazie. È iscritta a parlare. Io l'onorevole Di Battista. Prego, non è grande, per quello mi preoccupavo. Non... Prego. Grazie Presidente. L'intensificarsi delle relazioni economiche tra Italia e Cina ha reso necessaria una maggiore cooperazione giudiziaria nell'ambito penale, pertanto in quest'ottica si reputa del tutto opportuna la ratifica di un trattato con il quale disciplinare tempi e condizioni dell'istituto dell'estradizione. È però doveroso riportare alcune criticità che deriverebbero dalla ratifica del trattato, criticità già espresse dal senatore del Movimento 5 Stelle Gaetti, che credo sia necessario portare all'attenzione della Camera, soprattutto per ricevere rassicurazioni da parte del relatore, ormai del Governo. Una prima considerazione riguarda l'applicazione del principio della doppia incriminazione. Sulla base di tali principi è bene evidenziare che alcuni delitti, come quelli di tipo mafioso, non sono puniti nel sistema penale della Repubblica Popolare Cinese. Mentre una seconda considerazione attiene alla tutela dei diritti umani. Come già detto da altri colleghi, alla luce delle violazioni di diritti umani avvenute in Cina, nonché in considerazione delle numerose esecuzioni capitali che sono state inflitte, intendiamo sollecitare una riflessione sulle norme del trattato relative alla garanzia e alla protezione dei diritti umani. Fermo restando che per quanto concerne la pena capitale, la Corte Costituzionale ha negato che si possa estradare per reati puniti con la pena di morte nel paese richiedente. Ci chiediamo se siano sufficienti le ipotesi di rifiuto dell'estradizione disciplinate dagli articoli 3 e 4 e poi in particolare ci riferiamo all'articolo 9 del trattato che consentirebbe l'arresto provvisorio in vista della richiesta di una futura richiesta di estradizione. Al netto di queste considerazioni comunque, sulle quali crediamo che sia indispensabile procedere con tutte le valutazioni del caso, riteniamo comunque necessaria la ratifica del trattato in esame al fine di dare una base obbligatoria a procedure in materia di estradizione che fino ad oggi hanno riposto a ragioni di mera cortesia internazionale tra Roma e Pechino. Grazie. Grazie a lei. È scritto a parlare l'onorevole Fedi. Ne ha facoltà. Grazie Presidente. Il voto del gruppo del Partito Democratico al provvedimento di ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Cinese sarà positivo per le ragioni che con la necessaria brevità cercherò di richiamare. Innanzitutto si tratta di motivazioni politiche. Condivido l'intervento dell'onorevole Alli che ci ricordava come questo trattato ci consentirà di rafforzare i legami con la Cina e di rafforzarli anche in direzione della tutela dei diritti umani. Il trattato di estradizione sviluppa e specifica l'altro trattato bilaterale Italia-Cina approvato alla fine di aprile di quest'anno in materia di reciproca assistenza giudiziaria penale. Esso concorre dunque a comporre una più ampia strategia di contrasto delle attività criminali che si svolgono nei due paesi, ottimizzando gli scambi di informazione e i rapporti di collaborazione tra di essi. Si tratta di un'azione quanto mai opportuna, anzi necessaria, la cui esigenza nasce dallo sviluppo che le attività criminali hanno avuto nei contesti richiamati, in connessione con l'espansione dei rapporti bilaterali.